Ok, ci siamo. Ci siamo. Siamo live. Here we go again. Benvenuti su Go Italia. Questa è la settima parte. Sigla. Sarà un po' difficile fino a stasera, ma io conto di finirlo. Eravamo gli ultimi scontri finali. Tredicesimo capitolo comunque, quindi non durerà pochissimo. Probabilmente l'ultimo capitolo, probabilmente. Wow, quelle scintille non sono un buon segno. Ci penseremo dopo aver preso il nostro drago. Problemi di audio che ho capito come risolvere. Ahimè. Non mi chiedete perché. E dopo aver convinto Lady Hellbender ad aiutarci contro la Chiesa. Prima di partire per la missione, che è successo qua? Che casino. Catatiano. Come? Cioè ora? Sai che c'è? Che razzo? Ci sto. Ascoltate attentamente. Il catatiano antico è potente, con parole dense di significato. Sì. Venitemi dietro mentre canto il tema. Sì. Otragio tutlok Eldar Comorgat Soltat Flandurgar. Sul serio? Ma davvero? Argat Gonot Gol Volmaki Ultat Goten Kogalmak. Argat Gonot Gol Volmaki Ultat Goten Kogalmak. Ma fin sardut giocche in agaltau goten kogalmak. Ma fin sardut giocche in agaltau. Mi dissocio completamente da sta roba. Io mi dissocio. Cosa dice l'ultima parte, Drax? Soltat Flandurgard vuol dire otterremo la vittoria. No, io esco, me ne vado. Bene, si comincia. Oh. È tempo da pupi, si gela. In realtà non si dice così. Vuoi correggermi o vuoi trovare Fing Fan Foom e salvare la galassia? Io voglio Fing Fan Foom. Ma scusate, quella storia della galassia, una sciarpetta. Immagino, perché Hellbender sia d'accordo. Lady Hellbender sarà d'accordo. Ok, beh, non vedo cacche di fum. Cerchiamo i segni di caccia catatiani. Testimonianza. Bannata meteora. Le storie della pioggia di fuoco sono vere. Altre storie che dovremmo conoscere? Leggende di morte gloriosa. Beh, basta che sia gloriosa. Ricordiamo che ci siamo schiantati su questo pianeta, comunque. Ricordiamo l'ultimo episodio. Io vorrei un cappello fum rinforzato, non troppo vistoso. Sai, ti ci vedo con un cappello. Fum ci serve vivo, ricordate? Occhio! Oh. Questo posto cade a pezzi! Ah, non siamo qui per essere uccisi da ghiaccio e pietre. Esiste una sola morte nobile su Maklu 4. La stessa incontrata da altri prima di noi. Qualcuno dica a Drax che non siamo qui per morire. Non morirà nessuno. Cattureremo Fum vivo. Lo consegneremo a Lady Hellbender vivo. E la convinceremo ad aiutarci contro l'armata della Chiesa. Quindi in questo piano crepiamo nella parte dell'armata? Forse, ma di sicuro non prima di quello. Evviva! Ogni impatto rende sempre più instabili queste falesie. Stelle cadenti, nel vero senso della parola. Sembra una pista morta. E una morte gloriosa. Lo ammetto, vederti così esaltato per questa cosa è adorabile. No. Ok, Drax, indirizza un po' del tuo entusiasmo verso questa roccia. Ah, fingerò che sia la testa di Fing Fang Foom.
Drax ha appena frantumato il cranio della preda che dovremmo catturare. E addio, Galassia! Non temete! Ti dice che abbia ossa indistruttibili. Visto? Non temete! Io sono Groot? Groot vuole godersi lo spettacolo. Vai tranquillo, potrebbe essere l'ultima occasione per farlo. Credete che Fum sia lì? Se c'è una cosa che ho imparato dai libri fantasy è che i draghi adorano dormire nelle montagne. Io sono Groot. Groot vuole sapere se ha imparato anche come catturare i draghi. Di sicuro servivano fiducia reciproca e gioco di squadra. Io sono Groot. Non ricorda i dettagli perché ha mollato il libro a metà. Ho letto diversi libri sui draghi, ok? E c'era sempre una montagna e i buoni vincevano sempre. Io sono Groot. Nessuno scriverà un libro su di noi. Sono Groot! Groot ha sentito che una volta Fum ha dormito per un millennio. Non è vero! In realtà l'ho sentito anch'io. C'entravano dei monaci e dei sunnite. Ehi, la mia gente è stata qui! Non li abbiamo già visti nei ricordi di Drax, quando Mantis ci ha connessi? Sono i segni di caccia catatiani! Ma lui è passato di qua, anche? Se Raker completa questo rito e scatena il Magus o quello che è, poi cosa succede? Voglio dire, come facciamo a capirlo? Chi lo sa? C'è le infiamme? Sono tanti catatiani coraggiosi. Quando Thanos ha raso al suolo Katat, la mia gente era a pezzi. Fisicamente e mentalmente. L'esodo ne ha condotti molti da queste parti. Quanti di quei cacciatori sono tornati? Nessuno. Tutte vittime di Fing Fan Fum? Non vittime. Sono venuti per la battaglia. Per una morte gloriosa. Erano alla ricerca di uno scopo, vero? Raggiungere Ultat. Il discorso su Nowhere. Mi stavi ascoltando? Ma certo. Molti erano traditori o criminali di certo destinati a Sardut. Alcuni erano malati o in fin di vita. E si sono spinti fin qui feriti per affrontare i mostri più spietati della galassia. Hanno il mio rispetto. E presto noi avremo il loro. Secondo le leggende, Fin Fang Fum può trasferirsi da una dimensione a un'altra a piacimento. E se gli piacesse farlo mentre gli sta... Oh, attenzione! Ok, squadra! Liberiamoci in fretta di questo coso! Non possiamo sperare di affrontare Fin Fang Fum! Prende, Topito! La tontaglio! Serve un po' di tregua, no? Sacca, Drax! Facci vedere la squadra! Vuoi farla finita con tutte queste battutacce? Groot è convinto di poter esporre la pancia del fungato! Forza di fuoco, Rocket! Zack, Zack! Peccato che Fum non se lo sia mangiato prima che arrivassimo! Forse non gli piacciono i cardiboli! Lo capisco anche! È come se non sentisse il dolore! Che cazzo! Già, il cugino di Moncherino qui deve farci una doccia fredda. No, però. È un ammasso di brufoli semovente. Ma che schifo qui! Blocca di terra, Groot! Io sono Groot! Ehi, il ramento dice di poterlo intrappolare! È la nostra occasione! Continuate ad attaccare! Fagli male, Gamora! Per questo affare serve qualcosa di grosso! Seguiamo le orme di tantissimi dei miei simili!
Peccato che non ne sia sopravvissuto nessuno! Sì! Ora voglio Fin Fang Foom! Allora, su una scala da 1 a 10, rispetto a quello che abbiamo appena affrontato, questo Foom quanto sarà più grande e spaventoso? 10.000! Come immaginavo. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Sì, giusto, ma 10.000 volte, Quill. Drax è sempre letterale, ricordi? Le probabilità che questo sia molto forte, anzi, ma che eventualità avrà la galassia? Esatto! Abbiamo visto tutti di cosa è capace la Chiesa. Quindi non importa quanto sarà difficile, non ci fermeremo. Cattureremo Foom e convinceremo Lady Albender a combattere con noi. Fallo a pezzi! Va bene. Aspetta, allora si manda anche di qua, vero? Thanos avrebbe adorato questo pianeta. Gamora, quassù c'è una posizione molto vantaggiosa che possiamo sfruttare. Ok, ma sta attento, Peter! Posso vedere l'intero cratere da quassù! Forse Foom non è in una montagna, dopo tutto! Forse è laggiù da qualche parte! Diccelo tu! Ecco, se fossi un drago, vorrei sgranchirmi un po' da quelle parti. Ti dice che Fin Fang Foom paghi nella più grande caldera di Mana. È stato chiaro! Potremmo farci strada lungo il bordo e trovare un modo per scendere. Mia sorella dipingeva posti come questo. Mondi infernali. Paesaggi glaciali. Vuoi farmi credere che Nebula, flagello di 100 mondi? Oh, Perala! Wow, queste sì che sono tracce di artigli. Sì, sono abbastanza sicuro che si passi da qui. Non chiedetemi come. Forse sotto quelle rocce dall'altro lato potrebbe nascondersi una sporgenza. Ok! Credo che questo sia il primo passo per una soluzione a più fasi che ci porterà oltre la voragine. Bene, e quali sono i prossimi? Ci sto ancora lavorando. Cosa sono quei rettangoli? Monoliti. Bene, cosa sono quei monoliti? Forse sono linee di prateria in grado di portarci da Fin Fang Foom. Ah, ok. Un attimo. Attenzione! Quindi la fase 2 prevede di ucciderci tutti? Forse ho capito cosa vuole fare. Sì, ucciderci tutti! Sarebbe bene in orbita. Certo! Dove devo posizionarlo? Non lo so. Non ci ho pensato. Ma Foom non poteva scegliere un pianeta più mite dove vivere? Magari l'oceano di magma fuso di Corberus 6. O le eterne tempeste di vetro di Celesti Prime? Io sono Groot. Ok, va bene. Poteva andare peggio. Va avanti, Gamora. Io? No! Rocket, tocca a te! Dubito di poterti aiutare. Pensaci tu, Drax. Certo! Dove devo posizionarlo? Non me lo... Qua? Posso rimuovere le macerie sulla sporgenza, Peter Quill. Dammi qualcosa da lanciare. Questo? Che dici di Quill? Ultimo passo, Drax! Se facciamo cadere alcune di quelle rocce, la... Epico! Giuro di non averti mai visto così esaltato. Perché non mi hai mai visto durante la grande caccia? E la missione nella zona di quarantena? Intendi il fiasco nella zona di quarantena. Drax, so che aspettavi da tempo questa occasione. Goditela, bello. Grazie, Peter Quill. Devo ammettere che dopo gli ultimi avvenimenti ne ho proprio bisogno. Sì, beh... Forse se ti avessimo ascoltato fin dall'inizio andando a caccia di Foom... Probabilmente saremmo morti.
Non eravamo pronti. Io sono nato pronto. Se oggi cadremo, sappiate che Fin Fang Fum custodisce con cura i teschi di chi considera meritevole. Non voglio che Fum giochi col mio teschio. Non lo farà. Lo incastonerà al sacro trono di teschi. Cosa ci fa un drago su un trono? È una metafora? No, è un trono. Fatto di teschi. I nostri, se moriremo bene. È giusto. Mi sembra il minimo, insomma. Ok, si passa di qua. Tenetevi tutti pronti. C'è qualcosa più avanti. Surprise. Qualunque cosa sia. Surprise. Un'altra portata per Fum. Non sottovalutare ciò che sopravvive ai pericoli di questa vita. Gran consiglio. Tutti tuoi, Gamora. L'orca di Groot. Occhio alle chiappe. Io sono pronto ad affrontarti, Pimpo! No! Adoro il tuo entusiasmo, Drax, ma niente valanghe! Rocket, falli saltare! In questo passo ho paura che non riusciremo a salvare Mickey! Diamoci una mossa, allora! Non sembrano i vermi che ho avuto quella volta! Gamora, aspettali! Attacca, Drax! Non fa troppo freddo per i vermi su questo pianeta! Freddo per i non-procioni geneticamente modificati! Spero che non si cacci in testa un meteorite! Non sono qui! La caccia Fin Fan Fum continua! Okay. Beh. Pensiamoci bene per un momento. Non è fra le nostre procedure. E se fosse troppo tardi? Se Raker finisse il rito e ciò che ha iniziato... Allora tutto questo sarebbe inutile. Non è così. Se la nostra ultima impresa fosse contro Fin Fan Fum, non sarebbe un onore. Ultima un corno. Io sopravvivo sempre. Allora speriamo che non sia tardi. Va bene, pensiamo a come passare da qui. Abbiamo fretta, a quanto pare. Oh. Ok, in realtà il passaggio già l'ho trovato, ma non so se... Laggiù, vedete? Okay. Altri picchi inquietanti. Questo pianeta inizia a darmi i brividi. Continuo a pensare che Fum ci attaccherà alle spalle. Fin Fang Fum è una delle bestie leggendarie. Loro non attaccano. Forse no, ma quelle curve sì. Quelle non conducono da nessuna parte, Drax. Intero pianeta è il dominio del Re Drago. Ogni cosa porta da lui. Ottimo. Aspetta un attimo. Scansiona. Ok. Allora, siamo sicuri che la Milano ce la farà? Perché se restiamo bloccati qui... La Milano dovrebbe farcela. Non mi preoccuperei. E anche se restassimo bloccati qui, vivremmo alla grande con la carne di Fin Fang Fum. Oh, non so. Quanto è grande il trono di teschi di Fum? Si dice che si veda dallo spazio. Da che distanza nello spazio? Dall'atmosfera di Maklu? Le leggende non parlano di distanze. Oh, vabbè. Proviamo ad andare di qua. Razzo! Per un pelo!
Dicono che Fin Fang Fum sfrutti le insidie del pianeta per Fin Fang c'è rotto, una vabbè. Sputata della leggenda di Lady L. Bene, bene. Occhio, quel gas è letale. Come lo sai? Pronto? È un'assassina, avrà ucciso un sacco di gente famosa col gas. Idea, perché non attiriamo fumi in una di queste grotte piene di gas per tramortirlo? Codardo, voglio ucciderlo con onore. Per l'ultima volta, Drax, non uccideremo Fin Fang Fum. Lo cattureremo per consegnarlo a Lady Albender, così lei ci perdona e forse ci aiuta contro la Chiesa. Sembra complicato. Ah, giusto. Ma no. Ok. Ok. Bene. Aspetta, aspetta. Rocket, ti sei immerso fino al collo? Stiamo per affrontare un drago leggendario per salvare l'intera galassia. Non sarò una palla al piede. Wow! Sono meravigliata. Hai superato la tua paura. Sì, beh, non sono al centro del mondo. Spacca tutto, Drax! Una sfida di poco conto. Dite che Lady L ci perdonerebbe se invece di fumo... Oh, attenzione! Io temo di no! Ne dubito! No! Fagli a pezzi, Drax! Lasci dentro, Rocket! Chissà se quel gas c'entra con la loro esperienza un po' di tregua, no? Ammazzali! Alla Julien! Mostra in meno! La sua vana esistenza è finita! Ditemi che Fum non ha i tentacoli! Sono stufo marcio dei tentacoli! Non insultare i tentacoli! Sono solo persone deliziose piene di tentacoli! Se lo dice lui... Feldar Comorgar Solvan Vandurgar. Ah, in autonomia stavolta. Mi piace. Grazie, Groot. Apprezzo l'iniziativa. Io sono Groot. Anche io. Sotragio Tutluk Feldar Comorgar Solvan Vandurgar. Sotragio Tutluk Feldar Gomorgat Soltat Flandurgard. Ah, ti hanno mai detto che hai una voce incantevole? Io sono Groot. Non lo prendo in giro, davvero. Ok. Vuoi ancorarti qui, Gamora? Lo scopriremo presto.
Vabbè, sti cazzi. Ok. Andiamo? Ah. Tu spingi, io guardo. Ti aiuterò volentieri. Butta, butta giù, butta giù, bello. Bene, Fum non capirà cos'è stato. Era ben più resistente di un masso. Lo so, volevo solo essere ottimista. Perché? Forse per motivare la squadra. Non ne abbiamo più bisogno. Siamo la... Sarò sincero, dopo tutto quello che abbiamo passato... Ma che è? Così, bello e buono, cioè. Uè. Sei capito? No, Pratto mi ha portato pure molto indietro. Prezzo l'iniziativa. La canzone de merda, non c'è tutto. Ok. Vabbè, stica. Allora, mo... Un attimo. Galvag, Galvag, soltat flandurga. Rax, una bella spinta. Attenti ai detriti. Riproviamo. Bene, Boom non capirà cos'è stato. Era ben più resistente di un masso. Lo so, volevo solo essere ottimista. Perché? Forse per motivare la squadra. Non ne abbiamo più bisogno. Siamo la... Ragazzi, la posta in gioco è altissima. Insomma, se non convinciamo Lady Elbender... Attenzione! Oh! Questo posto ci sta crollando addosso! Oh! Razzo di Maklu! Maklu 4, Peter Quill. Dobbiamo rispettare gli altri Maklu. Ma fizza tut, giocche in agantau. Caego, tole, palle, palle, palle. Vai, vai. Attenzione! Appuntito, molto, molto appuntito! Non è niente rispetto alle zanne e agli artigli leggendari di Fin Fan Foom. Sai, a questo punto, se non sarà all'altezza delle aspettative, rimarrò delusa. Se ci arriviamo vivi a vederlo. Peter, guarda! Laggiù c'è del fumo! Non sono così convinto. Vabbè, che... Vabbè. Sarà Fum? Piuttosto la sua gente. Fin Fan Foom. Bene, forse sanno dove trovarlo. O ci attaccheranno a vista. Potrei infiltrarmi nel campo e cercare dei punti deboli. Sceglierei la persona giusta da torturare di fronte agli altri. Seminerei il panico fra loro, spingendoli alla resa. Poi penseremo agli altri. Va tutto bene. Non abbiamo parlato molto dopo che... Che ho ucciso mia sorella? Sì, e altri argomenti marginali. Sto bene, credo. Ok. Peter, è probabile che per Nicky sia già tardi. No. Questo non lo accetto. Se così fosse, so già che toccherà a me darle il colpo di grazia. È mia figlia. E io l'assassina. Lo sai anche tu. Non arriveremo a questo. E se accadesse? Sì, se fossimo obbligati a scegliere tra lei e tutto il resto, tu faresti qualunque cosa per qualcuno a cui tieni. Mentre invece io... Invece tu faresti la stessa cosa. Ecco perché ho bisogno di te per portare a casa Nicky. Viva. Se lo dici tu. Soltat Flandur! Fum! È Fum! Sì! Oppure avanti, avanti. È una roccia enorme! Cacchio! Io sono Groot! Sì, direi proprio nefasto! Io non sono Groot, ma comunque... grazie. Io sono Groot! Groot dice di prepararsi a scivolare.
Eccomi! Non mi piace per niente! Ah, è dilante! Epico! È magnifico! È anche super terrificante! Scusa! Ma come scusa? Cerchiamo Fing Fan Foom, l'hai visto? Rosse ali, calzoncini viola. Che intendi con calzoncini viola? Pare che indossi calzoncini viola. Le antiche leggende lo dicono chiaramente. Visto? Ci viene addosso! Io sono Groot. Non c'è modo di passare. Seguitemi! Contro un muro? Fidatevi! Ok. Oh, sì. Sì, mi piace. Facci vedere i tuoi giocattoli. Ricevuto. Abbiamo acquisito la nuova... Sciogli anche quello. E quell'altro? Hai sempre i giocattoli migliori. Cosa? E che mi dici di quella tua pistola assurda che è rivolta alle persone? Io ti invidio da morire. Dovresti. Questo è un giorno fortunato, amici miei. Siamo stati quasi spiattellati da un meteorite. Esatto, quasi. Ti ha fregato. E quello cos'è? Dai, Rocket, ormai hai superato la paura dell'acqua. Allora? Brucia? Fatevi da parte, mortali! Lasciate che Scioglinator faccia la sua magia! Ah, che nome orrendo! Ne hai uno migliore? Canne Roventi! No! Capitan Focoso! Non è focoso, è come una palla termica! Capitan Palla Termica! No, no! Quella roccia non cercava di ucciderci, Quill non avrebbe ottenuto il nuovo potere. Dovremmo cercare di ucciderti più spesso. Non funziona così. Si attiva quando le persone a cui tengo sono in pericolo e provo questa sensazione. Ah, capito. Come la forza del credo. No, non è come... Tranquillo. Ti credo. Come sapevi che le pistole avrebbero funzionato? Wendigo. Ma che razzo? Sarà il suo nome. Forse sta cercando di comunicare. Per favore, no. Star-Lord! Visto? Star-Lord! È una mia impressione o sembra un pochino arrabbiato? No, la sfumatura ostile era molto evidente. Il solito seduttore, Quill. Tutte queste fiere incredibili, è strano che Lady Albender non venga a vivere qui. Fa troppo freddo per la squilibrata. Guardate questi alberi appuntiti. Però non troppo da vicino. Io sono Groot. Groot dice di fare... Brucia! Io sono Groot.
Groot dice che hanno delle spore corrosive. Teniamo le distanze. Quei cosi crescono in un inferno glaciale. Credo che quella roba non gli faccia niente. Eh già. Macro 4 è splendido, in una maniera distorta. Gli alberi sono distorti, giusta osservazione. Groot dice che le piante sono stupide o cattive. Ok. Credevo che Fum, percependo il nostro... Guarda, Quill, è il tuo nuovo amicone. La comunicazione ha fallito. Là ce n'è un altro. Sono veloci per essere così grossi. Dicono lo stesso di me. Una bella zuppa per riscaldare il sangue. Con il vantaggio di avere tutte queste bombe. Wendy Gonzi! Capita? Di Wendy Gonzio di forte! Mamma mia. Non sono troppo svegli a prendersela con noi. Italy! Vadi fuori, Drax! Trovati un altro spuntino! Si può mangiare senza la testa! Non credo che direbbero molto più che Wendigo! Ok, scatenati! Sono veloci per essere così grossi! No, non ti presto i miei stivali! Radunali, Groot! Non sono troppo svegli a prendersela con noi! Arriva! Trovati un altro spuntino! Credo che vogliano solo giocare! Di nuova morte! Ah! Crucifiggiali, Groot! È l'ora di Drax! Falli brillare, Rocket! Si sono evoluti per resistere a queste condizioni! Beh, gli piacerà morire da capace, assassino! Attacco in arrivo! Fino alle ossa! Queste creature sono sicuramente le prede di fuoco! Oggi no, però! Quill, mi serve aiuto! Ehi, Quill! Mi sa che il bestione sta per cedere! Non mi sconfiggerà! Spaccati la faccia! Va a prenderli, tigre! Non eravate degni! Ricordano l'abominevole uomo delle nebbie! Sono il vero abominevole! Gamora! Va alla carica! Drax, distruggi! Wendy Gonzi! Capita? Di Wendy Gonzio di botte! Ah, una bella zuppa per riscaldare il sangue! O magari un maglione! Perché non incontriamo mai
siete simpatica! Che dire, Quill? Tiri fuori il peggio da tutti! È il tuo momento! Ok, ne ho abbastanza di giocare con gli Yeti. Wendigo? Vogliamo davvero chiamarli così? Ehi, non siamo noi che urliamo Wendigo. Visto? Temo che ci rivedremo ancora un giorno. Dicono che Fin Fan Fum sia un avversario inimmaginabile. Beh, in pratica è un drago delle Buonasera. Favole della Terra. Neo. Non è una banale favola terrestre. È un'enorme belva rettiliana. Con il italiano, ovviamente. E un'ira tale da sputare fuoco. Giusto. Errore mio. Sì, è più lunga, l'avventura è molto più lunga di quello che credevo. Assolutamente, alcune parti un po' noiose, ma la storia è bella. Forse il Bender vuole arruolare qualche Wendigo nel suo esercito. È un 7 più. 8 meno, 8, insomma, dipende. Tra il 7 e l'8, diciamo. Wendigo. Alla faccia del non portare rancore. Aia. Aia. Soccorre. Via. Cercano ancora di comunicare. Eccoli qua. Cerchiamo di non finire tristi nel menù. Uccidendolo, gli ho fatto un favore. Il loro aspetto è grottesco. Fuori. Mi fanno ancora male le chiappe. Non è la cosa che mi preoccupa di più al momento! Pessima posizione tattica! Esistono di buoni in questo tipo di situazioni? Serve un po' di tregua, Groot! Devo ancora finire e cominciare, più che altro God of War. Ho deciso di finirlo e quindi sto da qualche giorno intensificando le live. Sai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare. No, che fai? Smettila di dimenarti e fatti attenti. Ho capito, ma ti è fatto congelare. Giusto il pianeta è uscito a giocare. Che tenga! Ho bombe per tutti! Agli effetti, Logan! Agli effetti, Gamora! Intrecciali per bene! Mi ricorda quando siamo andati a caccia nella zona proibita? Forse volevi dire zona di quarantena! Avete visto quella nave di stronza? Abbiamo un problema. Non sono l'unico a non saper atterrare con questo tempo! In guardia! Sì! Ne voglio ancora! Anche in piena follia omicida e va benissimo così! Ho ridotto il mostro in bottiglia! Vattene via! Drax, falli neri! Il ghiacciolo è andato!
Non credo di capire cosa intendi, ma il Wendigo è morto! Guardate come si fa! Mi fanno ancora male le chiappe! Non è la cosa! Wendigo sarebbe tipo l'uomo delle nevi? Aia! Bigfoot, insomma, vabbè, Bigfoot. Vecchio Bigfoot americano. Evidente. Troppo inquietante per lasciarlo in vita! Will, occhio! Le scimmie delle nevi ci hanno preso di sorpresa! Wendigo! Non pericare il nemico! Ho fatto la senti! Vuoi attirare i soldati? Ora ammazzali! Mostro in meno! Ricordatevi di non farla arrabbiare! Possiamo ammazzarli in fretta! Muoio di freddo! Ci sto provando da un po'. In gran fretta. Occhi aperti! Spero che ne abbiamo spappolato qualcuno atterrando! Forse è per questo che ci odiano! Credo che ce la siano presa un po'! Sì. Distruggere tutto! Vai! Ancora? È lo stronzetto che continuava a lanciarci i massi! Salve! Wendigo! Wendigo! Proprio, ottimi, proprio! Dialoghi, vai! Attenzione! Ricorda quando siamo andati a caccia nella zona Ah no! Quindi. Davvero? Neanche avessimo acceso un martello! Mi fanno ancora male le chiappe! Non è la cosa che mi preoccupa di più al momento! E adesso, Peter Quill, occhio! La mano! È proprio ora di impalare qualcuno! Filettali! Era ora! Possiamo ammazzarli in fretta! Muoio di freddo! Dillo a loro! No, alzati, bestione! Si pentiranno di questo insulto! Spegnigli le luci! Sì! Ne voglio ancora! Drax è in piena follia omicida e va benissimo così! Pessima posizione tattica! Ti ho visto sopravvivere in situazioni peggiori! Vai, no! Yes! Abbiamo ucciso il leader, dovrebbero lasciarci in pace. O cercare vendetta. Relitto è l'accampamento di prima. C'è sta a fare qui da una vita. Guarda, il fumo viene proprio dall'altra parte. Manca poco, ma prima dobbiamo arrivare lassù. Ti prego, sarà la cosa meno pericolosa su questo pianeta. È solo un grosso rottame. Non vedo alcun modo per salire. Non per tutti, almeno. O saliamo tutti o nessuno. Magari lassù c'è qualcosa che può essere utile. Sì.
La risposta è sicuramente okay, sì. Ok, Groot, dammi una mano. Io sono Groot. Sì. Più o meno alto così. Così non è un'unità di misura. Groot ha capito Saliamo. Cosa intende. E... Non pensavo che avrei vissuto questo giorno. Il giorno che ti saresti congelato i capezzoli con noi? Il giorno in cui avrei affrontato Fin Fan Fum. Cosa si vede, Peter? Rocket ha ragione. Il fumo è dall'altra parte. Ma dobbiamo liberare il passaggio. Ci penseremo una volta arrivati tutti lassù. Ok, state attenti! Adesso vi faccio arrivare qualcosa di utile! Bestie delle nevi mi hanno stuzzicato. Sono impaziente di massacrare fuori. Attenti lì sotto! Ah, funzionerà! Secondo voi quelle creature usavano la nave come rifugio? Chi se ne frega, sono morte! Ehi, sai... Magari tanto tempo fa Fuma ha fatto un salto sulla Terra ispirando le storie sui draghi. Impossibile! Se Fin Fan Fum fosse stato sul tuo pianeta, il tuo pianeta non esisterebbe più! Non lo so. Al tempo c'erano un sacco di cavalieri cazzuti. Tipo Sir Lancillotto. Nessuna lancia potrebbe sconfiggere Fum. Ah. Ma scusa. Ah, ok. Vabbè, quindi è inutile. Vabbè, una cosa inutile da fare. Evitiamo di restare bloccati qui. Qui, dammi una mano. Meglio prepararsi. Non sappiamo da dove venga. Dovrebbero essere anche... Magari è solo un bel falò caldo. Un qualche alcolico saccarano. Forse è un barbecue. Che cos'è un barbecue? Cosa? Non avete mai fatto un barbecue? Hamburger, bracciole alla griglia, bacchia lo scottadito. Che cosa c'è di bello nello scottarsi le dita? I terrestri sono tutti strani. No, non è... Fidatevi, dovete davvero provarlo. Comunque, puzza di... Cadaveri. Puzza di cadaveri. Cavolo. Adesso facciamo solo un'oretta di live. Senza dubbio. No, praticamente è cotto. Che è successo qua? Laggiù, forse c'è un sopravvissuto. Chi va là? La testa? Non ha la testa? Credo che la testa sia il disgustoso globo tentacolare. Con cui posso sentirti. Sei l'unica superstite? Pare di no. Chi siete, sacchi di carne? Siamo qui per Fum. Dimenticate tutto. Se sono l'unica superstite, o lo sarò. Presumo che tu sappia dove trovarlo. Certo. È lì a digerire i miei uomini sul suo trespolo. L'obelisco di ghiaccio che emerge dal mare della caldera. Tranquilla, penseremo noi a Fu. Certamente, terrestri. Ma non tornate qui quando vi inseguirà. Ho ancora delle cose da sistemare. Mi dispiace per i tuoi. I cadaveri non riscuotono lo stipendio. Ma dimmi, sei la figlia del titano pazzo? Se fosse... Tranquilla, non voglio problemi. In passato ti avrei catturata per la taglia. Un tempo ti avrei uccisa per averci provato. Ah, già. A quanto pare abbiamo entrambe altri problemi. Così pare. Credi che te la caverai? Non mi serve la tua pietà, terrestre. Tornerò su Contraxia a leccarmi le ferite.
Oh, ehi, non credo che sia una buona idea. Contraxia non è sicuro al momento. Come sempre, no? Sul serio? Forse è meglio se vieni con noi. Oggi mi sono già umiliata abbastanza e non chiederò aiuto a uno sconosciuto. So badare a me stessa. Beh, se senti qualcuno parlare di una promessa o della matriarca, stagli alla larga. Lo terrò a mente. Chi trova tieni? Ehi, non azzardarti a prendere roba di valore, brutto furetto. Tranquilla, tutta la roba decente è corta a puntino. Questo no. Non voglio insinuare nulla, ma come sei sopravvissuta? Non mi sono nascosta, se è ciò che intendi. Non lo è? Ero sulla nave per i rifornimenti. Al mio ritorno ho visto Fum divorare l'ultimo uomo e andarsene. Se non altro è rimasto poco da raccogliere. In effetti sì, è vero. Per fortuna l'abbiamo tirata per le lunghe. Se fossimo stati qui, saremmo stati abbrustoliti come questi fessi. Forse se fossimo arrivati prima, avremmo potuto salvarti. Mi prendi in giro? Guarda questo posto. Li ha chiaramente colti di sorpresa. È finito tutto prima di iniziare. Consiglio contro Fum? Sì, andate via. Addirittura. Gli abbiamo a malapena rigato la corazza. Grande, è corazzato. Per sfidare il re del pianeta glaciale vi servirà una potenza di fuoco notevole. Grazie. Per voi cadaveri è un problema se uso la vostra roba? No? Grazie. Vabbè. Qua mi sembra che non c'è niente da Tanto fare. Vale farne buon uso, giusto? A loro non serve. Ok, speriamo di essere più bravi di loro contro Fum. Un altro segno di caccia. Non è stato rivendicato. Doveva essere uno di quei cadaveri. Non avranno avuto modo di installarlo. Me ne sono appropriato per dichiarare il nostro coraggio. Celebrerò la nostra più grande impresa o la nostra gloriosa dipartita. Fum sarà anche forte, ma non è nulla rispetto a quello che combatteremo dopo. Allora sarà per la seconda più grande impresa. Un'impresa alla volta.
grosso coso di ghiaccio nel mare, eh? Io sono Groot. Parole sante, Ciccio. È davvero un bel salto. Esplode il villaggio, lo sto facendo, ma un momento. Qua si esce dal villaggio, non so, ciao Zenith, non so. Ecco qua, ci manca qualche oggetto da triggerare, ma non so qual è. Ecco, no. No, non è questo. Non è questo. A parte che mi sto bruciando 2-3 volte, ma comunque... No, di là allora, di là, ok, di qua, scusate, di qua, chiaro, scusate, perfetto. Ok ragazzi, catturiamo il nostro drago. Sì, sempre più vicini al nostro grande destino. Sei fin troppo allegro se pensi che Fum ha fatto quel macello come niente. Noi non siamo niente. Sono con Drax, non c'è montagna troppo alta o valle troppo profonda. Letteralmente nel caso di questo posto. Che aveva la donna palloncino? Sembrava un potenziamento, una specie di appendice biomeccanica morta. Immaginate cosa può fare con tutte quelle mani. Non dire schifezze! Wow! Attenti! No. Il ghiaccio favorisce la velocità! Sto per morire! Ma tu sei completamente fuori! Piccolo mortale, alla fine è divertente! Sì! Confrontiamo le idee alla morte! Io sono Groot! Ma vaffa... Beh, abbiamo archiviato la parte della discesa. Non voglio neanche pensare a come faremo per tornare su. Oppure come porteremo fuori Fum. Guarda il lato positivo. Non siamo morti. Sulla Terra si usavano le slitte trainate dai cani. Una fila di aschi trainava la slitta sul ghiaccio. Non aspettarti che faccia il cane. In realtà stavo pensando ai Wendigo. E Fum fa la slitta. È l'idea più assurda che abbia mai sentito. Yes. Ok. Monaco, Catatia. Peccato che laggiù non ci fosse niente di utile, tipo uno spray anti fum. No, c'era. Magari c'era. Una copia di Affrontare Fin Fang Fum, volume 3, tecniche e strategie contro i draghi. Ma che sfottete, c'era un collezionabile. L'hanno scritto davvero? No, ho inventato un libro immaginario con un titolo molto verboso per un po' di frivolezza. Cavolo, qui fa ancora più freddo. Sapete, in giornate come questa apprezzo i sedili riscaldati della Milano. Laggiù! Ecco l'obelisco di ghiaccio. Questo deve essere il mare gelido. Questo è il luogo ideale. Qui sfideremo la grande bestia.
Fin Fan Foom, vieni incontro alla tua morte! Che stai facendo? Se gli dici dove siamo, non possiamo sorprenderlo. E poi non vogliamo ucciderlo, ricordi? Gridate con me! Qui mostreremo la nostra tempra! Fin Fan Foom! La tua fine è vicina! No, non la sua fine! Sì, tranquillo, forza! Fin Fan Foom, vieni! Ananna! Io sono Groot! Rocket, tocca a te! Mi ha chiamato per nome! Rocket! Fin Fan Foom! Faremo esplotare i tuoi soffioni di fuoco, mi hai sentito bene? Sì che ti sente! Gortalopode squamoso troppo cresciuto! Grumo di carnescenza satarchiana! Non ci fai paura? È liberatorio, vero? Sì! Sì! In effetti lo è! E ora spogliamoci! No, non credo proprio! L'attesa del grande scontro mi addensa il sangue. Che schifo! Io sono Groot. Certo che è in senso letterale. E Drax? Certo, l'anatomia catatiana è ottimizzata per la lotta, anche a livello cellulare. Da questa parte, state pronti a tutto. È tecnicamente impossibile. Eccoci qua. Allora, dov'è? Forse si è spaventato. Impossibile. Foom è nato senza paura. Come fai a saperlo? È il gelido cuore di una stella morente. Le stelle morenti non sono fredde. Questa lo era. La tana sarà là dietro? Scopriamolo. Aia. Occhio. Come catturiamo quell'affare? Sto stringendola a sottomettersi. Prima dobbiamo penetrare la corazza di ghiaccio. Preparati, Foom. Affronterai Capitan Palla Termica. Ehi, è incastrato. Oggi guadagneremo un posto a un tanto! Basta solo che tra poco non ci tocchi andare là! Andò! Drax, distruggi! Non è poi così invincibile! Io sono tu! Sì, distruggete il resto! Spogliamo questo bastardo! Assalto sui piedi, Peter Quill! Occhio alla coda! Occhio agli artigli! Ma va! Si sta caricando! Non si lascerà prendere senza lottare! Si rivedi pure quanto gli fa! Bello, fu fuori due! Il flagello dei ghiacci, Peter Quill! Visto? Flagello dei ghiacci è un bel soprannome! Cazzo! Ah! Non riesce a muoversi! Peter Quill! Lascia che li distrugga! È l'occasione perfetta per me! Beh, ora hai capito chi siamo? Forza, lucertola troppo cresciuta! Ah,
accettato la sfida! Ci è mancato poco! Bell'idea! Bestione, aiuta Groot! Insieme rispedirete quella roccia dritta contro il muso di Foom! No, dai! Ehi, Quill! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Mettetemi in salvo! È il momento di scatenarsi! Parla con noi o con Foom? No, e dai! Altro fuoco! Abbiamo attirato la sua attenzione! Che succede, Foom? Ti senti esposto? State pronti! Spacchiamo un po' di ossa! Non fatemi calpestare! Ti servi da sveglio, ragazzone! Ti sono debitore, Peter Quill. Pensate se avessimo venduto Foom come avevo suggerito! Né zona di quarantena, né multa, né chiesa! Pronto! Ottimo consiglio, Gamora! Utilizza di Rocket! Se vuoi puoi arrenderti, Foom! Ti piacerà, Lady Elbender! Davvero! Muoviamoci! Mi sta venendo freddo! Perché? Ce l'avevi già? Ti piacerà, Sagnard 9! Poteva andare d'accordo con Calamare, se non l'avessimo aspettato! Non farti carbonizzare i rami! Non posso crederci, stiamo combattendo un drago! Credici e sparagli! Sai, dico cattoli che non vedo l'ora di usare! Vuole sfracellarci! Andiamoci dentro! Forza! Ricomincia! Pensate se avessimo venduto Foom come avevo suggerito! Porca miseria! Non fatevi incenerire! Ok, bomba! Che ci faccia perdonare la Elbender! Lo spero! Ci serve un favore! Ma che cacchio lo ammazzo sto coso, ragazzi! Non posso crederci! Stiamo combattendo un drago! Che succede, Peter? Prima volta? Un attimo di pausa. Ok, ci siamo. Maledetto, maledetto drago. Ok, ci siamo. Abbiamo attirato la sua attenzione! Non è la sua attenzione! È fresca ed è tutto risolto! Fuoco in arrivo! Letteralmente! Non accetterà mai il disonore della resa. Ah!
coprici le spalle! Non farti carbonizzare i rami! Muoviamoci! Ci sta venendo freddo! Fum sarà ben contento di riscaldarti! Spero che ci faccia perdonare da il Bender! Lo spero! Ci serve un favore! Passali via, Rocket! Prepariamo il nostro assalto! Rocket! Pensaci tu! Se vuoi puoi arrenderti, Boom! Nuclearizza! Non posso crederci, stiamo combattendo un drago! Che succede, Peter? Prima volta? Giacci dentro! Gli faremo almeno il solletico! Perché farlo ridere? Direi che lo stiamo facendo arrabbiare! Che è già qualcosa! Pensate se avessimo venduto Fum come avevo suggerito! Né zona di quarantena, né multa, né niente! Spero che ci faccia perdonare da il Bender! Chi non vorrebbe un drago da compagnia? È il momento di scatenarsi! Vada con noi o con Fum! Ho temuto il peggio! Te ne hai messo! Rock and roll, Rocket! Mi sono, mi serve solo l'occasione! È la tua occasione, Gamora! Il mio immenso potere sprecato! La bestia si sta infuriando! Sì, incacchiando! Quindi commetterà un errore! È tutta tua, Drax! È la tua fine! Se vuoi puoi arrenderti, Fum! Fum non accetterà mai il disonore della resa! Ti faccio a pazzi! Attenti al suo! Tutto quanto! La bestia dimostra frenesia! La vittoria è vicina! Non posso crederci! Stiamo combattendo un drago! Che succede, Peter? Prima volta? Ancora una volta, mettiamolo al tappeto! Non sembra intenzionato ad andarci piano! Una belva con le spalle al muro è pericolosa! Non possiamo fallire! Vincitori! Fum è caduto! Spostati! Ma no! Oh, aspetta! No, no, no! Aspetta! No! Lady il Bender! Drax, fermo! Ragazzi! Fermi, ragazzi! No! Lady il Bender, vorremmo...
Nessuno può sfuggire alla mia ira! Starmort. Regina dei mostri di Seknarf, hai detto che l'avresti ascoltato! Hai promesso! Parla! Spero che stavolta faccia un discorso giusto. Ti abbiamo... truffata, derubata, ucciso il tuo piccolo. Non si può cancellare tutto. Ma vogliamo provarci. Quel... Avete ucciso il re drago di Kakarantara! Io sono... What? Ah, lo sta... rianimando? Bene. Questa è nuova. Destino ci ha finalmente fatti incontrare. Lord Fum. L'ultimo raccolto a inizio. Mondi morti. Urla in tutto lo spazio. Dobbiamo andare. Ora. Qualcuno deve opporsi ai piani della Chiesa. Un aiuto servirebbe. Hai pagato un debito per crearne un altro? No, anche se posso capire... Silenzio! Che... Radunerò tutte le mie forze. D'accordo! Andiamo! Nobile Lady Albender combatterà al nostro fianco! Quando avremo massacrato Foam, Foam l'invincibile! Il nostro Drax sembra parecchio su di giri. Questa è la strada del destino, amici! Ancora non ci credo. Ce l'abbiamo fatta, giusto? Sì, ce l'abbiamo fatta e c'è anche Mantis con noi. Ma abbiamo perso Warlock. Ne abbiamo bisogno per esorcizzare il Magus alla chiusura del rito. Lo faremo evadere dal carcere. Sono evasa altre volte, come tutti noi. Io sono Groot. Abbiamo ancora il segnale? Ah sì, quel coso non si stacca facilmente. Bene, ora dobbiamo solo arrivare in tempo e anche Lady Albender, ovviamente. Lo farà, ne sono sicuro. Va bene. Preparate l'attrezzatura. Chiudete le questioni in sospeso, fate pipì perché non faremo altre soste. Ehi, Quill! Prestami le tue canzoni. Perché? Mi devo concentrare. Avanti. Non farlo cadere. Mantis,
Cos'è successo sulla Mentis quando siamo partiti? L'ultima volta la situazione sembrava grave. È una storia lunga. Ne parleremo quando farete ciò che ha detto Starcoso e andrete in bagno. Non ne ho bisogno. Va bene, ma non dite che non vi avevo avvertito quando il nonno della chiesa vi metterà sotto. Aspetta, cosa farà Raker? Dipende, ma a un certo punto qualcuno chiama il mio nome e lì ci scappa un po' di pietra. Fantastico, preferivo non saperlo. Io sono Groot. Oh sì, pelosetto, forse sarai tu a fartela sotto. No. Allora, donna in tetto, come fai a capire così bene Groot? Lo conosci solo da una manciata di cicli. Il talunisano è molto comune in certe realtà. Non sempre i Chitauri distruggono il pianeta X. Io sono Groot. Già, c'è una dimensione in cui l'ho imparato da un venditore di concime molto aggressivo su Nowhere. Groot ama il concime. Ehi, Rocket, lavori a qualcosa? Lavoro sempre a qualcosa. Non ascolti la mia musica? No, dato che l'hai già messa. Posso riavere il mio lettore? Perché? La musica c'è già. Esatto, quindi non ti serve più il lettore per concentrarti. Potresti spegnerla. Sì, ma... Quale parte di mi devo concentrare ti sfugge, Quill? Perché hai bisogno di tanta concentrazione? Per studiare un modo per superare l'armata attorno alla Sacrosanct, nel caso Lady Squilibrata non arrivasse in tempo. Bello, cos'è? Lo vedrai. Vediamo che si può fare con quello che hai portato. Ehi, spero che dopo tutto questo mi apprezzerai un po' di più. Bella pensata! Prepara l'irrigazione prima di andare. Io sono Groot. Io sono Groot. Sarebbe davvero triste in giro in accappatoio. Cosa? Chi ha detto? Groot vuole annaffiare il grande unificatore. Oh, giusto. L'unificatore zuppo! Il grande umidificatore! Io sono Groot! Mantis, ho un sacco di domande da farti. Lo so, e io ho un sacco di risposte, come... Procurati i mezzi di produzione, o... Non è solo uno sfogo, o... Sì, è senza glutine! Non sono le risposte che cercavo, ma ora vorrei conoscere le domande. Quali domande? Come hai convinto Lady Albender a incontrarci su Maklu 4? Quando abbiamo deciso di andare, tu non c'eri. In realtà, convincerla a darti la caccia è stato facile. Ma spingerla ad ascoltarti... Uff, è stata dura! Ho fatto la mistica inquietante spaventandola con ciò che accadrebbe in caso contrario. Le hai parlato della fine dell'universo. E lei ti ha creduto? Oh no, non subito. Ma descrivendole la morte di tutti i suoi preziosi mostri, ha cambiato idea. Non poteva mettere in pericolo i suoi bambini. Cos'è successo dopo sulla Mentis? Hai detto che qualcuno ce la farà, ma... che invece ad altri non andrà troppo bene. Molti anziani sono morti. Non hanno resistito all'invasione, ma hanno rifiutato la promessa. Non era il cammino. Mi dispiace. Non devi. Il sacrificio ha permesso a me e ai Cotati di nascondere molti altri. Torneranno quando la galassia sarà sicura. Sei riuscita a portarli nelle grotte. Gli hai detto di stare lontani dalla nebbia. Sono felice che tu sia dei nostri. Oh, bene. Perché non sempre lo sei. E perché no? A volte sono la tua ex moglie. Cosa? Ti sta prendendo in giro, Quill. Succede soltanto in un'occasione, ma è così divertente. No, vi ringrazia per esservi liberati di Aiden Warlord. A quanto pare preferisce me. Adam Warlock? Sì, lui. Quando pensa a Bella, la traduzione è strana. Ok. Ora Zen Wobe, vuoi allenarti nelle tecniche corpo a corpo? Suona strano quando usi il mio vero nome. Mi ci sto abituando. Ne abbiamo fatta di strada da strega omicida. Non era così che mi chiamavi durante la prima missione con la squadra? Sì. Peter Quill, allenati con me.
Passo, Drax. Quelle mosse faranno di certo colpo su Lady Hellbender. Non la devo impressionare. La sconfitta di Fin Fang Foom prova ampiamente la mia abilità in battaglia. Sì, dovrebbe bastare. Non credo che Lady Hellbender sia rimasta soddisfatta dalla nostra gestione del combattimento. Sai, per aver ucciso il drago prima che Groot lo rianimasse. Dunque l'uccisione di un drago ti lascerebbe insoddisfatta? Forse, se fatta senza il mio aiuto. Stavolta sconfiggeremo Raker, Gamora. Te lo prometto. E io prometto che porteremo via Nikki. A qualunque costo. La salveremo da lì. Insieme. Insieme. Guarda, vedi questi due cazzeggiano. Qua. Vabbè. Ce ne andiamo? Chi non risica? No, no, aspetta. Arrivano i guardiani della galassia. Adesso vomito. E siamo tornati. Déjà vu. È una mia impressione o la flotta è grande il doppio? Errato, sarà tre volte tanto. È la più grande che abbia mai visto. E adesso? Niente luci, motori spenti e aspettiamo che Lady Hellbender si faccia viva. Siamo sicuri che verrà? È una donna d'onore, una regina. Ha promesso di radunare le forze. E quanto tempo ci metterà? Fin troppo. Ecco. No. Non possiamo tardare. No. Dobbiamo salvare la galassia e Nikki. In un modo o nell'altro arriveremo laggiù e fermeremo il rito. Non possiamo affrontare quella flotta. Pinosetta! Rocket, che stai facendo, amico? Dobbiamo accedere alla Sacrosanct e fermare il rito, giusto? Ma sappiamo che sarebbe un suicidio. Così ho deciso di creare un diversivo da sballo. Le canzoni! Già, l'ho ritoccato per sparare la tua schifosa musica su tutti i canali, mentre la chiesa starà cercando la fonte. Noi, a motori spenti, superiamo in silenzio la flotta e raggiungiamo la Sacrosanct. Precisi? Sul serio? Va bene. Ma lo riprenderemo non appena vinto. E adesso torna qui! Un parcheggio. Guardate quelli. Il diversivo funziona. Perché sei così sorpreso? Torneremo a prendere la mia musica alla fine di tutto. Scusa, Quill, è possibile che lo facciano a pezzi quando lo scopriranno. Assicuriamoci che il sacrificio non sia vano. Evitiamo di chiamarlo così. Perché vi svegliamo? Io sono Groot. So che sono là fuori, ma non possono sentirci nello scafo della nave. Sì, ma stai bisbigliando anche tu. Perché non voglio essere io il responsabile nel caso riuscissero a sentirci. Ma non possono. Ma se potessero sentirci...
Cosa? Per l'alito di Morgat. Wow! Sì! Lady Elvender è finalmente qui! Vabbè, però ragazzi, guardiani della galassia, ora basta nascondersi. Se il drago dello spazio non si può vedere. I signori dei mostri di Seknarf anelano impazienti lo scontro. Non ci nascondiamo. Siamo solo furtivi. Per poter approdare vivi sulla Sacrosant laggiù. Allora, ne stermineremo il maggior numero possibile mentre voi vi infiltrate. Mangiate, figli miei. È il momento di rompere quei gusci e di banchettare con le loro dolci carni. Sono veri metallari. Va bene, gente, non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla Sacrosant! Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso! Le mie lame non possono niente, Peter Quill! Mi sto provando, bestione! Resisti, bello! Ci siamo quasi! Ho sempre sognato una battaglia come questa qui! Resterà nella storia, questo è certo! Ne ho beccato uno! Groot dice che è meglio non perdere tempo a sparare! Dobbiamo approfittare di questo diversivo! Non preferisci guardare fumo distruggere tutto? Becca! Boom! Ha. Astronavi, mostri, il destino dell'intera galassia a rischio! Vinceremo, Peter! O moriremo nel tentativo! Quello è andato! Questa è una vera battaglia aerea! Andiamo sotto tiro! Uno in meno! Non farti beccare, Quill! Peso! Un regalino! Ah, sono veloci! Finalmente hai capito come si pilota questa nave, Quill! È vero! La sua guida non suscita in me il solito terrore primordiale! Un'altra uccisione! Lo ammetto! Elvender ha un esercito impressionante! Per fortuna che è con noi e non contro di noi! Ehi, beccate questo! Resisti, bello! Ci siamo quasi! Peso! Situazione danni? Non farti colpire, non ci saranno danni. Utile, grazie. Questo l'ha sentito! Anelo alla battaglia, Peter Quill! Portaci dentro! Hai tolto le parole di bocca! Non ho finito, ora arriva il resto! Ne ho beccato uno! Becca! Attenzione! Questa è una vera battaglia aerea! Colpo a segno! Colpiti! Peso! Merda, sono parecchie torrette! Siamo sotto tiro! Regalino! Farti beccare, Quill! Ci provo, è un casino! Situazione danni? Non farti colpire, non ci saranno danni. Utile, grazie. Se ci fai ammazzare, Quill, io ti uccido! Bravo! Usa le tue mosse assurde, Quill! Levati! Non voglio morire povero! Oh.
Mamma mia, che roba allucinante. Va bene, gente, non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla tanca. Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. È un macello, è un macello. Va bene, gente, non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla tanca. Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso. Peccato uno! Peccato! Questa è una vera battaglia aerea! Colpo a segno! Resisti, bello! Ci siamo quasi! Lo ammetto! Hellbender ha un esercito impressionante! È esattamente come lo dipingono le leggende! Ehi! Vedete per caso il danno lasciato dalla mia esplosione dell'altra volta? Su una nave così! Sei impazzito! Peso! Io sono qui! Groot dice che è meglio non perdere tempo a sparare! Un regalino! Questo l'ha sentito! Ho finito, ora arriva il resto! Ha beccato uno! Beccato! Questa è una vera battaglia aerea! Colpo a segno! Finalmente hai capito come si pilota questa nave, Quill! Mi accontento di essere ancora tutta intera! Siamo sotto tiro! Peso! Un regalino! Ho sempre sognato una battaglia come questa qui! Resterà nella storia, questo è certo! Questo l'ha sentito! Merda, sono parecchie torrette! Dobbiamo superarle, distruggendole o aggirandole? Le mie lame non possono niente da qui! Mi hai fatto le parole di bocca! Farti beccare, Quill! Ci provo, è un casino! Siamo entrati! Sicura di saperla controllare? Sì! A volte sì! Aspetta, forse dovresti... Alle armi, nemici in avvicinamento! Ok. Beh. Rocket, c'è traccia di Warlock. Sì, il tracciante segnala chiappe d'oro nella struttura rocciosa centrale. Dobbiamo uscire dall'hangar. Dillo a loro. L'hangar è spalancato. Possono attaccare da ogni parte. Quindi possono essere attaccati da ogni parte. L'ospitalità lascia desiderare da queste parti! In alcune culture questa è considerata ospitalità! Sì, Groot, credo proprio che sappiano perché siamo qui! L'hai sentito? Colpiamoli finché non crolla! Alza i grossi calibri! Qualche imbecille potrebbe indicarci la stanza del rito! Per lascia verso di loro, Drax!
l'ultimo comandamento di Gamora! Tu infilzerai! Chi pensava che tamponi fanatici fosse così divertente? Altro? Avanti, Rocket! Occhio! Non sai quanto vorrei avere la mia musica, Rocket! Ti serve una spada, Peter! Impara ad usarla e potrai muoverti al tuo ritmo! L'ospitalità lascia desiderare da queste parti! Diglielo dopo, quando sono morti! Scommetto che fanno un bel corpo! Bruce, tocca a te! L'arrivo di Lady Elbender è stato spettacolare! Se Fum non avesse spranato le mie canzoni! Non si può passare, quindi? Certo che penso che vinceremo! Siamo un guardalieri o no? Sto liquidando questi pazzi fanatici! Quindi, anche lei ha dei limiti! Ricominciamo da capo, ok? Qui per questo! È proprio ora di imparare qualcuno! È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! La chiesa ha tipo 8 eserciti solo di carne da macello. Scommetto che ne ammazzo più. Taglia, Gamora! Le casse di Credo sono instabili! Allora meglio mostrarci di fianco! Ultimo epico assalto alla chiesa! E non hanno un altro piano di riserva! L'hangar è spalancato! Possono attaccare da ogni parte! Quindi possono essere attaccati Lanciamo da ogni i tacchi, parte! Veloci! A che distanza siamo? Non è vicino, ecco perché non possiamo fermarci! Cavolo! Hanno chiamato l'elite inquietante! Se non altro ci hanno chiamato l'ascensore! Pensaci tu, Gamora! Le tue ultime parole? Gentile! Ehi, teste di razzo! Siamo qui per il compimento! Siamo acquistati per l'evento! Pentita fulguante cura ai suoi compagni! Motivo in più per ucciderlo Sono per meglio, primo! Grazie! Vai con le tue bombe! Vestiti bene, Bruce! Sai quanto vorrei avere la mia musica, Rocket! Onoreremo il tuo sacrificio, Peter Quill! Non è giusto! Potenzi a tutti, tranne noi! Gamora, fai gli effetti! Il piramide taumaturgico! Proteggimi, matriarca! Rassegnati! Certo che penso che vinceremo! Siamo i guardanieri o no? Guardanieri? Usa le bombe intelligenti! I colpi non hanno alcun effetto! Alla carica! Con molto piacere! Legali! L'arrivo di Lady Elbender è stato spettacolare! Come fa a cavalcare Boom senza una sella? Che sta rubando la squadra! Allora facciamolo secco! Problema? Soluzione! Guardali, Gamora! Pronta! L'ospitalità lascia desiderare da queste parti! Diglielo dopo, quando sono morti! Pronto a distruggere tutto! Volta i rami, Groot! Rocket! Anche imbecille potrebbe indicarci la stanza del rito! Sì, abbiamo portato i fuochi d'artificio! Le
fanno un bel blocco. Io sono Groot. Sì, restando qui faremo una brutta fine. Dell'ascensore. È davvero la strada più diretta? Come sappiamo che non sono riusciti a convertire Warlock? Spiegherebbe perché l'hanno catturato invece di ucciderlo. È pieno di bastardi del credo in questo posto. Warlock odia il Magus, l'ha già scacciato una volta. Forse hanno fatto pace. Tu hai cacciato me e Groot, ma eccoci qui. No, ve ne siete andati voi! È la stessa cosa. No, se il Magus avesse convertito Warlock, sarebbe un LC. Mi sta divertendo, vero? Mantis, non girare! Perché sta girando? Non preoccupatevi di come volo, pensate a sparare mentre incontrerete altra gente. Sono già qui, Mantis! Ci aiutatevi! Madonna celestiale, manda il cuore umano. Cerchiamo solo di svegliarlo! Ti diverti con le mezze cartucce? Questa virata era accettabile per una donna insetto. Ti diverti con le mezze cartucce? Grazie, amico. Battono tutti senza paura, si sono abbandonati alla promessa. E ce ne sono milioni da dove arrivano. Speriamo che Mantis e Lady Hellbender li tengano occupati all'esterno. La porta è andata. Cacchio! Dobbiamo andare di là. Prova a sovraccaricarla. Dopo questa storia non entrerò mai più in chiesa. Oh, andiamo. Tu non ci sei mai entrata. Sì, invece. Qui. Due volte. Posso capire. Prima dobbiamo togliere il pannello. Esatto, bravo. Stanno ancora con noi? Ok, ok. Scusate se l'altra volta abbiamo fatto un casino. E invece no! Chissà come hanno fatto a fare così tante uniformi in così poco tempo! Il tessuto ne inibisce il potenziale! Se vinciamo, tutto il bottino resta a noi, giusto? Cerchiamo di tagliare il traguardo prima di cominciare a pensare al bottino. Chissà che scompiglio sta causando Lady Hellbender all'esterno. Ormai avrà già distrutto metà dell'esercito, Drax. A mani nude, tra l'altro. Secondo voi ci diranno dov'è Warlock? Non credo abbiano voglia di chiacchierare! Chissà come hanno fatto a fare così tante uniformi in così poco tempo! Il tessuto ne inibisce il potenziale! Pioggia di fuoco, Rocket! Almeno Mantis non si è schiantata con la Milano! Credo che la strega insetto si dimostrerà un abile pilota! Ecco un altro casino! Io sono Groot! È vero, hanno iniziato loro! Sono in tanti e nessuno fa le pulizie! Io sono Groot! Perché siamo osservati? Saluta le telecamere! Io sono Groot! Spero che capiscano il grutese, perché era un insulto niente male. Ah. Bene, ecco che arriva la squadra delle pulizie. Ragazzi, lo scarico è da quella parte. Dubito che questi siano qui per le pulizie. Dai, troncia! Scatenati! Lanciamo in giro! Tocca a te! Almeno Mantis non si è schiantata con la Milano! E ora!
barbaro sono il linguaggio della violenza. Vero, questa virata era accettabile per una donna insetto. Secondo voi ci diranno dov'è Warlock? Non serve! Ci basta il tracciante! Lancia la Drax! Chissà che scompiglio sta causando le mie tendere all'esterno! Ormai avrà già distrutto metà dell'esercito, Drax! Lancia verso di loro, bello! A mani nude, tra l'altro! Ehi, qui! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? È l'occasione perfetta per me! Ti diverti con le mezze... dietro di te! Il mio immenso potere sprecato! Almeno Mantis non si è schiantata con la Milano! Credo che la strega insetto si dimostrerà un abile pilota! Forse hanno un armadio gigante da qualche parte! Io sono Groot! L'hai detto, Ciccio! Ci lanciano contro tutte le risorse disponibili! E noi le evitiamo! Ah, eccoci! Il passaggio è di qua! Forza! Sarcoso? Cosa indica la luce arancione aggressiva tra i comandi? Quale? Quella coperta dal nostro adesivo! Ora gialla! Arancione! Gialla! Tu ignora la Mantis! Hai coperto le luci dal latte! Mi distraggono! Hai perso il diritto al nastro adesivo! Ma è il mio! Sono tentato di distruggere tutto il ponte di atterraggio per ostacolare i rinforzi! Non c'è tempo, dobbiamo impedire il grito! Mi preoccupa chi avremo di fronte, no? Che potrebbe atterrarci alle spalle! Daniel Bender distruggerà questa nave bruciandola un pezzo alla volta. Vorrei vederlo, possibilmente dall'esterno. Sì, usciamo prima del suo arrivo. Mi sento di nuovo su Seknarf! Beh, perlomeno non piove! Non dirlo! Davanti a me!
attacchi di melma. Non si muovono. Vabbè, ciao. Arrangiate. Ups. Sì, avanti ragazzi. Cacchio. Fantastico. E quindi? Allora, dove sei? Ah, trovato! Il lingotto è di qua, forza! Io sono Groot. Sì, usciamo nello spazio aperto, non abbiamo alternative. Ho pronta una teoria. Già, gravità artificiale! Ma una nave così agevolerebbe le riparazioni. Oh, è una ficata assurda! Un attimo! Va bene, via, via, via! Visto? Niente di che. Sì, il segnale arriva da qualche parte dentro quella roccia enorme. Sì, quel rottame continua ad attaccare i nostri mostri. Nemici in vista, Peter Quill! Ok, ci pensiamo noi. Venite, fatevi soli! Quanto tempo ci resta? Il resto è il tempo che ci resta! La battaglia spaziale in furia! Mi piacerebbe essere lì in mezzo! Facci dentro, Rocket! Groot! È per la mano! Arrivederci, Gamora! Forse potevamo cominciare da qui! Meglio tornare all'interno! Oh, l'orribile testa di latta è andata al creatore! Come stiamo? Stiamo bene, ma non sento più il dito del grilletto a forza di sparare. Usare le torrette è un'ottima idea! Capito? Meglio evitare le loro stregonerie! Attenti! È armato di mine! Il bersaglio richiede precisione! Vale anche per me! Facciamole fuori! Gamora, adesso! Volentieri! Assassina ha sabotato l'equipaggiamento della missione! Mani a brandelli! Non farà troppo male! Il rischio di decorazione, se possibile! Quelle mine iniziano a darmi sui nervi! Ma gli effetti, Rocket! Ehi, l'intera galassia voleva partecipare alla festa! È chiaramente un'esagerazione. Sentito? Delle oscurazioni! Non posso penetrarlo! Vale anche per me! Facciamolo fuori! Lancia, Drax! Peter Quill, lascia che le distrugga! Ma questa non te l'aspetti! Forse potevamo cominciare da qui! Meglio tornare all'interno! Le mine saranno un problema! Conviene evitare le capsule levitanti, Peter Quill! E se il problema non è lo scudo, sono le mine, ne ho abbastanza! Faccia via! Facci vedere la spada! Almeno abbiamo superato la turbina! Ah, l'ho odiata quella parte! Ah.
Quali bagliori oscurano la mia vista? Sam, sono con te, bestione! Non hai alcuna speranza! Quanto tempo ci resta? Vada disposto. Tienili occupati, Groot! O battali, Rocket! Polverizzali! Usare le torrette è un'ottima idea! Ragazzi, quanti esplosivi! Peccato che lo scafo sia corazzato! Sì! Che divertimento! Così imparate, doppio fuochisti! Rocket, hai appena inventato quella parola o ha un significato? Vuol dire che non voglio essere sotto tiro! Fottuti! Spacca gioielli! Rocket, puoi sbloccare quella porta? Sì, sì, lasciate che faccia io. Non è servito a niente! Il pannello è andato, ma ho un'idea! Reggetevi! Levati di torno! Arriva Rocket! È così che si fa! Ottimo lavoro! Non osare chiamarmi così! Attenti! Abbiamo compagnia! No! Abbiamo massacrato mezza galassia ormai! Finita la battaglia, sarà un gran casino sistemare tutto! Nico, combattere sullo scafo di una nave è qualcosa di epico! I canti che comporranno sulle nostre gesta! Non si scherza con la Terra! Ah, eccoci! Passaggio è di qua, forza! Va bene, continuiamo a muoverci! Porco razzo! Immagino che andrà nel Valhalla dei mostri. È stata una nobile morte. Mantis, come vanno le cose? Muoiono in tanti. È sempre difficile, sì. Le verbe sono coraggiose. Resistete, ok? Stiamo facendo progressi. Anche voi siete coraggiosi. Vai, ragazzone! Sicuri che non possano togliere la gravità qui fuori? Prima o poi scopriranno dove siamo. L'aggressione è la migliore protezione! Falli brillare, Rocket! Spezzati le gambe! Non lo so! Una specie di festa, forse! Nico, combattere sullo scafo di una nave è qualcosa di epico! C'era posto per tutti e due, l'ho spuntata io. Spero che l'unimente abbia una buona assicurazione. Tutti tuoi, Gamora. È qui la fetta? Abbiamo massacrato mezza galassia. Non possiamo farci niente, prenditela con la chiesa. Che palle. Quanto è grande questa nave? Più che altro sono tante navi attaccate. Ho saziato la mia sete di sangue! Io sono Groot! Cosa? Io sono Groot! Vuole sapere chi pianterà tutti quei corpi se non c'è la Terra. Non capisco cosa... Sa che seppelliamo i morti. Va bene, pensiamo a come passare da qui. Abbiamo fretta, a quanto pare. Prova con i blaster, Peter! Oh! Beh. Credete che Lady El ci attaccherà una volta finito tutto? Mai! Rispettano! Andiamo avanti, forza! Otragio Tutlon! Peter Quill, temo che non riuscirò a colpire tua figlia se fosse perduta. Io sono Groot! Certo che non lo permetterai, brutto tronco, ma se non ci lasciassi altra scelta... Vorrei sembrare insensibile, ma c'è qualcosa di molto strano in quella ragazza. Una cosa alla volta. Finché non raggiungiamo Warlock, il resto non conta. Dico solo. Lo so, ma può aspettare.
Secondo voi cosa c'è là sotto? No. Sempre meglio che stare allo scoperto. Fare una passeggiata spaziale durante una battaglia aerea è tra le mie 10 scommesse più rischiose. Cammina come Michael Jackson. Come chi, scusa? Vai, all'indietro. Cosa? Grazie, potete ancora arrendervi. Ma non lo faremo. Non loro. Usate il blaster e finiamola qui, ok? Baker doveva sapere che l'avremmo inseguito, no? Questo è giusto! Potenzia tutti, tranne noi! Tutta così, la tutta una lotta assurda. Ho capito. Occhio! Prende potenzia gli scagnozzi! Quella testa di legno pompa i compagni! Ok, diamo un taglio ai suoi legami! Gamora, affettati! Non farci la vittura! Meno male che ci sei tu! No, vabbè. Non lasceremo che una cosa del genere si ripeta. Sarebbe compito dei Nova Corps. E invece tocca a noi risolvere questo casino. Dai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare. Quello brutto, sistema i suoi. Provaci ancora senza testa. Perdita di tempo! Questi idioti non ci diranno un piffero! Non riesco a superare la corazza! Mi devi un favore, Quill! Ah, Kent, senza di te sarei perso! Pronto a distruggere tutto! Non sparatevi, peggiorerete solo le cose! Ma di qua, Kent! Mi diverti con le mezze cazzucce! Giusto! Il bastardo volante aiuta gli altri! Non fatemi chiedere aiuto! Oh, razzo! Questi sfigati non giusto! Potenzia tutti, tranne noi! Ultime notizie! Qui dentro è uno schifo! Tutto ok? E adesso, Peter, prova dentro, tigre! Capito? Fatto! Ma dove siamo finiti? Non dove dovremmo essere! Andiamo via da qui! Ho capito, ma come? Sicuri che non sia più rapido passare per la Sacrosanct? Con questa quante volte ti ho salvato le chiappe? Credevo di essere spazzato! Quello respinge i colpi! Non sparate! Oh, cavolo! Baker doveva sapere che l'avremmo inseguito, no? Se ne frega un razzo! Quello ha un eco più grande di questa nave! Quella testa di legno pompa i compagni! Lasciatemi stare! Dannati sfigati! Esisti! Sta pensando un incantesimo! Non è il contrario di guarire! Ecco, facciamolo a lui! Non rifiuterei un po' di assistenza! Sono con te, bestione! Qualcuno vada ad aiutarlo! Esisti! Sono qui! Hanno steso Drax! Fa qualcosa! Drax! Esisti, bello! Peter Quill! Non sparare a
quello stregato! Abbiamo già abbastanza problemi! L'essere volante non deve curare i suoi! Qual è il contrario di guarire? Ecco, facciamolo a lui! Non è giusto! Potenzia tutti, tranne noi! Allora facciamolo secco! Ehi, il bastardo volante li sta curando! Provaci ancora senza terreno volante, potenzia tutti! Dopo tocca a me! Togli le ultime notizie! Qui dentro è uno schifo! Possiamo tornare all'esterno? Non fermali! Sta potenziando la squadra! Non lasceremo che una cosa del genere si ripeta! Sarebbe compito dei Nova Corps! E invece tocca a noi risolvere questo casino! Baker doveva sapere che l'avremmo inseguito, no? Chiede, con tutti i raggi del credo a farci strada, sarà sicuramente pronto a tutto! Il pattugliere rende più arduo il combattimento! Sì, prima lo facciamo secco, meglio è! Guardate, si sono arresi! Siamo stati convincenti! Li abbiamo affrontati senza pietà. Mi aspetto quasi che un mostro entri sfondando il muro. Sarebbe un grosso problema. Vogliamo continuare a muoverci? Vorrei uscire da questo posto. Mi sto perdendo la battaglia. In realtà vuoi goderti lo spettacolo di Lady Hellbender e di Fing Fang Fum. Dite che Fum ce l'ha con noi. L'abbiamo sconfitto nella sua tana. Ammetterà per sempre la nostra superiorità. Già, ora è l'animaletto di Lady Hellbender e lei ce l'ha a morte con noi. Questo è vero! Una volta sono stata all'esterno di una nave molte rotazioni a sorvegliare un bersaglio ben difeso. Ok, proviamoci. Oh! Questi cosi sono dei fottutissimi Terminator! No! Saremo noi a terminare! Ok, bomba! Pensaci tu, Drax! Ah, anche se fanno scintille fanno pena! Sì, beh, mi piace guardarli bruciare. Raker non fuggirà di nuovo. Devo farti i complimenti, Peter. Sul serio? Il tuo piano assurdo sta funzionando. Non credevo che Lady Hellbender sarebbe venuta. Io non ero sicuro che avremmo trovato fumo o che l'avremmo sconfitto. Groot ha ragione. La tua vita è un groviglio di sfiga e pessime decisioni. Ma chissà come riesci sempre a... Nice!
Dio santo. Star-Lord. Pensi di cavartela? Sì. È stato davvero... Metal? Sì. Sono contento per la tua musica, Quill. Ma se sei stato tu a spararla nello spazio? Ehi, ha funzionato, giusto? È tutto ok? Ho sofferto mentalmente. Scusate, gente, ma devo... Che momento leggendario! I Rapsodi ne canteranno alle future generazioni! Quando i Guardiani della Galassia e Lady Hellbender... Ma che cazzo... No, ma che... Era? Qui ci penso io! Forza! Dateci una vera sfida! Un rottone gigante! State annoiando i Guardiani della Galassia! Che stai facendo? Non vogliamo che ci rallentino ancora di più. La furia da battaglia catatiana ci spingerà con ulteriore vigore. Ma noi non siamo catatiani. Non era la parte mia, però. Un altro buco. Benissimo. Tu adori i buchi. Occhio robot gigante. Odio questi cosi. Non so neanche se è tutto robot. Che vorresti dire? Funziona con la forza del credo, no? Che viene dalle persone. Assaggiali! Ho fritto un'altra esaltata! I fanatici non temono la morte! Cercano di rallentarci! Dobbiamo tornare là fuori! Dobbiamo massacrarli con efficienza! Per essere vecchio, piuttosto resistenti! Lasciala! Fagli male, Gamora! A quanto pare, fumo ci ha già perdonati! Il mostro riconosce i predatori suoi pari! Pacca di Drax! Chissà se Mantis può farmi un paio di lame come le sue per i combattimenti da avvicinare! Magari un paio più grande per tu! La lunga e affetta! Zack, zack! Spero che faccia male come sembra! Diavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi! Dobbiamo assolutamente abbatterlo! Mettilo giù prima che ti cadi quell'occhio! Attenzione! Non ce la faccio, Peter! Oh, razzo! Ho rinnovato vigore! Ho mancato molto poco! Sono qui per questo! Tocca a te! È proprio ora di impalare qualcuno! Tra noi è scattata la scintilla! Il mio immenso potere spreca! Serve un po' di tregua, Groot!
fatto il mio nome! Dai, mi viene da vomitare! Certo, come se avessi sparato un robottone menone! Dobbiamo assolutamente abbatterlo! Non mi metteranno in trappola! Ma che stu... Fategli spazio! Sto glitchato, no? Chissà se fanno... Ragazzi, tutti qui! Cosa stiamo aspettando? Le mie lame hanno sete. Sì, anche le mie. Desidero soltanto gettarmi nella mischia e seminare il panico, Peter. Questa sete di sangue rende tutto surreale e ti farai ammazzare se non la controlli. Ed è per questo che andremo con calma. Prendiamoci il tempo che ci serve per farli a pezzi. Chi è con me? I campi di Ultata attenderanno! Dentro! È ora di... Amada! Si può avere un attimo di respiro qui? No! Non vi aspettiamo per respirare del mondo! Che al suo interno ci sia della gente. Non sarebbe una cosa tanto assurda. In ogni caso è inquietante. Forza, per arrivare a Warlock dobbiamo tornare di sopra. Se ne usciamo vivi, chiediamo a Lady Elbender di unirsi a noi. Non c'è abbastanza spazio sulla nave, è alta tipo 3 quill. Una volta e mezzo, al massimo. La sola corazza deve pesare 6 quill. Sapete una cosa? Mettiamolo ai voti. Invitiamo Lady Tutina? No? Sì! Ehi, stai scherzando! È pazzesca! Perfida! Per Groot è no. Quindi abbiamo 3 no e 2 risposte sbagliate. Vince il no! La votazione onesta! Bene! Attenti! Questo non me l'aspettavo. Ah, la fortuna ci assiste. Non siamo stati risucchiati nel vuoto. Sempre che Raker non disattivi la gravità. Speriamo che sia troppo preso dal rito per pensarci. Siamo davvero sicuri che Warlock sia dalla parte opposta? Sì, per arrivare a destinazione dobbiamo continuare ad avanzare. Abbiamo uno scopo. Non moriremo qui. Ma se accadesse, ammireremo Untat. Mi correggo. Io ammirerò Untat. Voi altri ammirerete i paradisi pagani in cui credete. Ma nel mio chiederò un posto anche per voi. Evviva, ci siamo quasi. Essere la battaglia finale. Cosmo, aspetta, sei tu? Da, spasiba, guardiano di galassie, che aiuta Cosmo a liberare da promessa. Perché lui non segue più specchietto di allodole. E guarda, Cosmo porta qui Nowhere. Sì, abbiamo notato. E famiglia. Dite priviet, miei cuccioli. Ah, è bello riaverti con noi. Cosmo è come minuscole luride pulci. Tu crede lui è andato via fino a che non morde le tue chiappe. Proprio un bravo cagnetto. Niente. Cosmo è miglior cagnetto. Ora noi dare a piccole pulci morsi che merita. Alla carica!
Non sapevo che i Nowhere sparasse raggi mortali! Che meraviglia! Quel cane ha un bel bottone nucleare sotto la zampa. Devo essere più gentile con lui. Ora che abbiamo battuto Foom, ci sono altre grandi bestie degne di essere cacciate. Groot dice che sul pianeta X c'era un mostro chiamato Goom. Continuiamo a muoverci. Lo stiamo facendo. Beh, dovremmo farlo più in fretta. Una volta nella roccia, è probabile che ci scontreremo ancora col grande unificatore. Lo faremo a brandelli. Ho preso solo un braccio. Muoio dalla voglia di finire la collezione. Aspettate, cos'è stato? Porca! Occhio! Via, via! Bravo! Stiamo spiaccicando! Oh! Non questa volta, no! Fate attenzione sullo scivolo! Aspetta! Cosa? Razzo! Razzo, razzo, razzo! Il cosa? Groot! Illuminaci! Groot! Dagli un minuto! Basta fare così! Ha volato nello spazio! Bellissimo! Mettetevi in posizione! Bello. Che posizione? Quella giusta! Non mi piace per niente! Ah, ah, esilarante! Ma certo che lo trovi divertente! Attenzione ai detriti! Per fortuna ho la pelle resistente! I pantaloni sono nuovi! I pantaloni sono da sfigati! Speriamo di non cadere nel nulla! Non cadere nel burrone, non cadere nel burrone! Ammirate la mia velocità! È andata! Sì, è così! Wow, qui il segnale del tracciante è più forte. Ci stiamo avvicinando. Credo che Raker ci renderà la vita difficile. Ricambieremo. Siamo qui per Adam Warlock. Portatelo da noi e vi risparmieremo. Non ti ascoltano. Come sappiamo che il compimento non è cominciato? Io vedo solo un branco di sciroccati, pronti a morire! Siamo sicuri che stiamo andando verso Warlock? Confida nel tracciaretro di Warlock! È l'ultima opportunità per sconfiggere il Magus! Ora o mai più! Gli sbatteremo la porta in faccia, come su Nowhere! Perché non salta? Senza la donna insetto, non saltava. Tutto sarebbe perduto! È strana, ma gliene rubiamo una! Illusi non concepiscono l'idea di arrendersi! Dai, altro fanatico altri seccato! Peter Quill. Cercherai di ragionare anche con loro? Non funzionerà. Mettiamoli a manda! Peter Quill, lasci che li distrugga! È l'occasione perfetta per me.
Non ci fermiamo, il segnale viene dalla profondità delle miniere. Difficile credere che la chiesa sia nata da dei minatori. Dovevano continuare a scavare. Ehi! Rex, lancia! Combattono con rinnovato slancio! Pensano che vogliamo impedirgli di entrare in paradiso! Siamo in ritardo per il compimento! È cambiato qualcosa? Credo che il Magus voglia mangiarsi le nostre anime! Probabilmente ce ne accorgeremmo! C'è ancora qualcuno che scava qua giù! Usano questi metalli preziosi per la tecnologia del credo! I pigiami dorati del grande unificatore costano cari! Boom! Ho fatto Peter fuori una parata! L'assassina è nei guai! Fagli effetti, bravo! Accogli la morte! Quel robottone ha un grosso problema! Non può gestirci tutti! Forza, attacchiamolo insieme! Resistete! Svegliatevi! Vi hanno ingannati! Ehi, non sarà mica così facile, Drax! Questo qui mangia i proiettili! Non dimostrano timore! Il loro dio ci teme! Vogliono dimostrarsi superiori! Non so se il è un peccato non prendersi un po' di questa roba! Caduta la chiesa, nessuno comprerà quella roba! È pericolosa! E adesso, Peter Quill! L'idea di dominare il diabolico dispositivo mi delizia! Non rischierà! Difficile ammazzarci! Aia! Chissà che male! Sciocchi! Il Magus divorerà le vostre anime! Sì, non sarà mica così facile, Drax! Mi sembra sempre meno una prigione per Warlock! Confida nel tracciaretro di Warlock! E adesso, Peter! Taglia, Gamora! È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! Se non fermiamo il Magus questa volta, è la fine! Siamo nati per questo! Non l'abbiamo scelto a caso il nome! Dell'acquisizione nello spazio. Se ti attaccano senza motivo, puoi reclamare il bottino della battaglia. Non gli abbiamo dato un motivo. Hanno iniziato diverse volte. Lancio verso di loro, bello! I nostri colpi non hanno effetto! È proprio ora di imparare qualcuno! Continua a dare calci ad altri! È il tuo momento! Come burro caldo! Attenti agli angoli! È pieno di angoli nascosti qui! Di qua non passa nessuno! Aiuto! Hanno preso il testone! Ora! Quindi, anche lei ha dei limiti! Allerta! Sto bene, sto bene! Poveri, ha bisogno di aiuto! Ti diverti con le mezze cartucce? È l'ultima opportunità per sconfiggere il Magus! Ora o mai più! Il Magus! Mister Muscolo è nei guai! Ci sono! Mi serve solo l'occasione! È una mia impressione o gli facciamo il solletico? No, no. Aspetta. Donna letale in arrivo!
Siamo sicuri che stiamo andando verso Warlock? Fidati del tracciante! Siamo sulla strada giusta! Sfilettali! Non riesco nemmeno a capire! Sono meglio, grazie! Non può prevedere la letalità della nostra Ottima unione! Ottima idea, bello! Alla fine della storia basterà tornare qui e caricare tutto nella stiva. Possiamo venderli al mercato nero, una ricompensa per il lavoro. Io sono d'accordo. Beh, non è il caso di saltare. È un lavoro per Peter. Davvero? Peter Quill possiede le armi magiche. Non vedo l'ora di menarla a Chiomodoro che si è fatto pestare su Nowhere. Non è saggio insultare i compagni d'armi. Da quando? Su Seknar fai bullizzato senza sosta me e Gamora. Sì, questo è vero. Siamo ispettori per la sicurezza. Favorite i documenti e ne valuteremo l'autenticità. Drax, devi essere rapido. Tipo, controllo di sicurezza. Va, fallito! Vede che Nicky è davvero da queste parti? Ragazzina, sei qui? Sembra essere presente. Una battaglia soddisfacente. Bam! Non avete superato il controllo. Sono morti, Drax. Corretto. E se Raker e i suoi alleati fossero considerati martiri? Sai cosa devi fare, Quill? Peccato che Lady Elbender non abbia mandato con noi qualche guardia. Meglio non rischiare. Abbiamo sparato a molti dei loro amici. E loro a noi. Esatto. Bella domanda. Questo banco da lavoro è messo male, ma è così che nascono le mie creazioni migliori. Va bene, Rocket, prepariamoci al big match. Pensiamoci bene, potrebbe essere l'ultima occasione. Ora come ora berrei volentieri qualcosa. Ok, sono pronto a chiudere i giochi. A chi lo dici? Ma che... Ehi, guardate! Il canale di Adam Warlock prende anche qua giù. A proposito di Chiomodoro, dovrebbe essere oltre l'esercito di enormi robot assassini. Mi prendi in giro? Il passaggio è bloccato da uno scudo del Credo. Possiamo disconnetterlo come su Nowhere? Beh, proviamo. L'aggressione della Chiesa Universale della Verità non può essere tollerata. Sono aggiunte le tali autorizzate. La resa non è neppure contemplata. Porco razzo, sono tornati. Certo che sì. Dacci dentro, unimente! Guardiani della Galassia, è imperativo che abbandoniate questa nave prima del nostro attacco. Ehi, vacci piano, Adam Warlock si trova a bordo. Esatto. Adam Warlock è morto durante la guerra galattica. È qui, ed è vivo. È ancora vivo, giusto? La Chiesa ha rapito il Dio Dorato. Noi vogliamo liberarlo. Sei stato tu a dire che Adam Warlock è l'unico che può fermare tutto questo. Molto bene. Noi concentreremo nel ridurre le forze di supporto. Per ora. Agite in fretta, guardiani. Siamo a una specie di punto morto, direi. Venite avanti. Così da poter ammirare la potenza distruttiva dei Nova Force. Sì! Cacchio, sì! Porca vacca! Unimente una potente incantatrice.
attenzione, Gamora! Ma certo che i Nova sanno come dare spettacolo! Lo farei anch'io con le armi del genere! Forse abbiamo corretto tutti i suoi bug! Falli fuori, Drax! Falli a pezzi, Gamora! L'Unimente manterrà la parola data? Sono tornati, no? Si fidano di noi! Sono rimasti soltanto gli avanzi! Bah! In queste condizioni non ne vale la pena! Efficienza massima. È stranamente affascinante! Queste macchine stanno violando la legge galattica. La legge galattica. Ricordatemi di non stuzzicare i Nova Corps. Correzione, ricordatemi di non stuzzicare più i Nova Corps. Aiuto. Che è successo? È glitchato. Bene. No, no, che è posto. Ogni tanto si glitcha. Vabbè. Piombare addosso a Chiappe d'Oro. Tenetevi stretti, intesi? Al drone, non alle chiappe. Grande unificatore. Cacchio! Tutti a terra! Finalmente affronti l'afflitto? Per colpevolizzarlo a causa della caduta? Chiudi il becco una buona volta. Ce l'ho sotto tiro. No! Non possiamo rischiare uno scontro. Ti sei presentato alla vigilia della nostra ascensione? Per cosa? Per privarci ancora di tutto? Io? Cosa mai avrei preso? La mia fede! E non solo. Hai abbandonato il gregge. La chiesa che mi avevi aiutato a creare ci hai spinto a credere che Dio fosse morto e con lui la speranza di riabbracciare i caduti. Pensavo che... Mi hai promesso mio figlio! Ho promesso una collaborazione. Tu auspichi asservimento. Spesso ho sbagliato, ma la mania è un tuo problema. Basta! Ora basta! Il tramite divino ti attende. Non sei altro che un involucro, un'ombra sbiadita. Ma anche tu proverai la luce. Ascoltami! Arresta l'orrore! Riker! Guardiani, sciogliete i miei vincoli. Proprio ora Riker prepara il rito di restaurazione. Rocket, lo puoi liberare? Se proprio devo. Fammi indovinare, Riker ha un potere più dannoso di quanto avevamo previsto? Rivangare i pensieri passati non è una cosa appropriata, progenie di Thanos. La fede febbricitante fluirà nella figlia di Riker e fornirà linfa alla ferocia. Questo non succederà, perché lo impediremo tutti insieme. Giusto? Giusto. Ok, andiamo, ragazzi. Venite, chi ha tempo non aspetti tempo. Posso sempre rinchiuderlo di nuovo. Non tentarmi. Se il Magus otterrà una forma fisica, la sua fame continua, consumerà il creato. Se tu non lo divori per primo. Una semplificazione squisita. Epuriamo l'entità che attanaglia la ragazza. Ma che cosa succederà a Nikki? Se la luce è lasciata, si sentirà smarrita. Sembrerà un sogno scartato.
Un bel sogno. Drax si era abbandonato alla promessa e l'abbiamo svegliato. Altrimenti sarei rimasto con i fantasmi della mia famiglia. Il Magus ha imprigionato il killer catatiano con una sinistra scheggia. Un suo flebile frammento. L'orfana ospita l'entità estesa. Tu non la conosci. La ragazza è forte. Come Camaria. Come Nebula. Come il mio disintegratore X7200. La fervida fede nei vostri amici è contagiosa, ma temo che invochiate l'impossibile. Direi che Chiappe d'Oro non è stato attento. L'impossibile è la nostra specialità. Allora, perfetto, e niente, allora aspettavo la fine dei dialoghi, siamo da quasi 3 ore, effettivamente tanto, quindi lascerei l'ultima parte per la prossima volta e come sempre, ciao e grazie a tutti della visione. Ciao.